Dunque, lei parla dei disturbi emotivi, ma benissimo, ma vedo che c'è tanto oro, come mai? Perché si rifà alla metafora del kintsugi, che era un'antica tecnica giapponese per riparare i vasi. Caspita! Loro non buttavano via il vaso rotto, ma lo riparavano con la vernice dorata. Non mi parli che anche i dentisti facevano... Esatto, oh, più o meno. Quindi, ho voluto rivestire d'oro queste donne che hanno dei disturbi, comunque, però dimostrare che ogni ferita della psiche non è qualcosa di cui vergognarsi, ma qualcosa di cui si può andare fieri se se ne prende consapevolezza, ovviamente, se si fa un percorso di accettazione. Quindi è un, diciamo, sono opere terapeutiche. Una chiave di lettura positiva su qualcosa che generalmente noi cerchiamo di nascondere. Ogni persona che ha un trauma, una ferita, non vuole parlarne, anzi vuole tenerla nascosta. Io invece voglio scavare nelle ombre, perché anche le ombre hanno dei colori e sono molto belle. Meraviglioso. E c'è qualcuna che è più malata delle altre? Sono tutte un po' esaurite. C'è la depressa, sì. C'è quella che non vuole mostrare i suoi sentimenti. Oh, santa pazienza. Questa descrive la ciclotimia, cioè i cambiamenti d'umore. Oh, santa pazienza. Lei è ovviamente ansia, depressione, chiuse in se stesse, sa, le persone che non escono di casa. E si vede che la faccia esatto. È tristissima. E quell'altra invece che... Lei lo stesso, è una persona che non vuole affrontare quello che c'è da fuori, al di là della sua esistenza. Veramente originale come sistema. Grazie. E le altre... C'è un percorso di cambiamento, sì. E poi vedi che lei inizia a mostrare i suoi problemi, sì. Con queste lavorazioni dorate. Qui addirittura è molto più... evidenziato il decoro dell'oro sulla, sul viso, e qui addirittura c'è solo oro. Ah, caspita, qua è guarita. È quasi. L'evoluzione finale è lei. Ah, caspita. In questo quadro. Oh, ma è meraviglioso. Si qua. Può vedere che lei rappresenta proprio la riparazione, no? Mamma mia. Come la metafora del kintsugi. Caspita. Con uno sguardo positivo verso il futuro. E indica che comunque ha cercato di trarre il meglio. Bravissima, ma lei è eccezionale, è una ma non le hanno dato il premio qua? No, niente. Niente, è troppo originale. Sono la sua. La ringrazio, alla prossima.